Qui stiamo parlando solamente di vite umane, non solo agente di razzismo, vite umane. Nel momento in cui viene uccisa una persona, indipendentemente dal fatto che sia, ripeto, bianco, giallo o nero, che se venga dato un epiteto razzista o chissà che cosa, io ho sentito degli epiteti da parte di extracomunitari nei confronti degli italiani e siamo qua che li stiamo accogliendo. Quindi non andiamo solamente sul fatto razzista o non razzista. Andiamo sul fatto che qui non c'è la certezza della pena, di conseguenza nel momento in cui uno compie un reato, anche se è uno da 200 generazioni che è nato in Italia, deve essere mandato dentro e deve essere buttata via la chiave, punto.